Ciao a tutti, oggi prepareremo i filoncini di pane ripieni. Il tempo di preparazione della ricetta è di 4 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 0, farina di semola, latte, acqua, lievito di birra fresco, zucchero, olio evo e sale. Per il ripieno, coppa, salame e provola. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte. L'acqua, il lievito, lo zucchero. Ed azioniamo il bimby per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo adesso la farina di tipo 0, la semola, l'olio, il sale. Ed azioniamo il bimby per 4 minuti, 37 a velocità spiga. L'impasto è pronto, trasferiamolo in una ciotola unta con olio. E facciamo lievitare in forno spento per almeno 2 ore, coperto con pellicola trasparente. Trascorse le 2 ore abbiamo ripreso l'impasto, adesso lo divideremo in 4 parti uguali. Dopo aver diviso l'impasto in 4 parti uguali, sono circa, ogni panetto ci pesa circa 250 grammi, stendiamolo in un piano di lavoro infarinato. Dopo aver steso l'impasto, andiamo a farcirlo. Arrotoliamo adesso l'impasto. Continuiamo così per il resto dell'impasto. Trasferiamo questo in una teglia rivestita con carta da forno. Dopo aver formato i filoncini, effettueremo dei tagli trasversali per dopo aver effettuato i tagli, spolverizziamone con abbondante semola sulla superficie. Adesso posizioniamoli nel forno spento e lasciamoli lievitare per un'altra ora. Trascorso un'ora, cuocere i filoncini in forno preriscaldato statico a 220 gradi per 15-20 minuti o fino a doradura. Dopo i filoncini di pane ripieni sono pronti, lasciamoli intiepidire prima di servire. Filoncini di pane ripieni. Grazie e alla prossima ricetta!